insieme siamo il me contro te. Benvenuti in un video davvero attesissimo. Come sapete, il nostro film è ancora al cinema. E chi l'ha visto ci ha fatto delle domande sul come sono state realizzate delle scene particolari. Infatti, oggi abbiamo intenzione di svelarvi tre segreti su come abbiamo fatto alcune fra le scene che mi sono piaciute di più di tutto il film. Sicuramente sarete curiosissimi e noi non vediamo l'ora di raccontarvi tutto tutto. Ma prima vi dobbiamo mostrare una nostra novità in edicola. Come sapete, qualche settimana fa è uscito l'album delle figurine con le figurine del film. Le figurine sono fighissime, trasparenti, brillantinate e le state collezionando tutte. E all'interno dell'album c'è anche il poster del film. Guardate qui che bello, uguale al nostro. E adesso c'è una grandissima novità in edicola, ovvero delle nuove bustine di figurine super particolari nelle quali all'interno si trova un braccialetto del nostro film. Sono dei braccialetti tutti da collezionare nei quali sono raffigurati tutti i personaggi del nostro film. Infatti ci saremo io e lui clone, Pongo, Perfidia, il vecchio saggio, la signora Marisa, tutti ma proprio tutti, anche il signoresse. Sono 14 braccialetti di ogni tipo, super colorati ma anche glitter, cambia colore e che si illuminano al buio. Io sono super curiosa di aprire la prima bustina. Ci siete? Oh! Intanto una bustina di figurine e poi il braccialetto. Vediamo un po'. Lui clone! No, sono io quello! Braccialetto glitterato! Però è mio! Sai, li devo collezionare tutti. Anzi, apro subito la seconda bustina. Spero di trovare Sophie clone. Se volete prendere i braccialetti del film, anche voi li trovate in tutte le edicole. Non ci credo, lui. Che hai trovato? No, ma tu non puoi capire. Aspetta, aspetta, aspetta. Voglio esserne sicura. Sì, ne sono sicura. Cosa hai trovato, Sophie? Ho trovato Sophie clone. Allora lo voglio io. Così, tu hai lui clone e io ho Sophie clone. Potere dei cloni. Potere dei cloni. Aspetta, ma i cloni sono del signoresse però. Giusto. Ok, i cloni sono molto antipatici, però devo dire che sono molto divertenti. Già. Dai, vabbè. Potere dei cloni. Padre dei cloni! Sono Sophie clone, yeah yeah, ni 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 ni. Ma adesso è tempo di partire con i segreti del film. Direi subito di partire con un mio segreto. Nella prima scena, come sapete, ero travestito da pianta. E volete sapere come hanno fatto quel vestito e come ci sono entrato dentro? Bene, vai alle clip. Ed eccoci qui, andiamo nel camerino di lui. Lui? Ma qui non c'è. Lui, dove sei? Ta-da! Aiuto! Ma come sei vestito da elfo? Ma cosa fai? Sei un elfo natalizio! Guardate qui come sono acconciato oggi! Sono l'elfo dei me contro te. Cantami una canzone di Natale. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Vi starete chiedendo perché sono conciato oggi così con questa tutina? Bene, perché mi sto per trasformare in una pianta. Venite con me. Mi stanno cucendo le foglie addosso. Non era questo che intendevo per trasformarmi in una pianta. Cioè, non foglia per foglia. E credevo ci fosse un vestito di qualche tipo. Mi stanno cucendo le foglie. Aiuto. La prego signorina, non mi punga. Piano, piano. Au! Guardate qui, le braccia adesso sono completamente ricoperte di foglie. E guardate un po' cosa c'è qui. Ta-da! Il vero vestito da pianta. Eccolo, c'era proprio. Sto per diventare una siepe. Aiuto, piano. Au! Non vedo nulla. Ok! Ciao! Come state? Bene, sei molto carino! Ti dona! Beh, in realtà ancora manca il vaso! Come stai? Benissimo! Si sta veramente comodi qui dentro! Ok! Ragazzi! Un papero, sono una pianta. Soy planta mexicana. Olé. Sei cretin. Adesso passiamo a una mia curiosità su una mia scena. Siete pronti? È la scena delle scene, la più emozionante, la più esilarante, la più pericolosa. E io sono la protagonista di questa scena. È stato davvero, davvero terribile per me. Dovevo entrare all'interno di una piscina di slime. Ci credete se vi dico che non ho dormito per una settimana al sol pensiero di dovermi immergere lì dentro? Avevo paura di annegare.
stato davvero pericoloso, ragazzi. Ma ce l'ho fatta. Volete vedere come? Vai alla clip. Stiamo per fare qualcosa di davvero pazzo. Avete presente quando abbiamo fatto il video al circo? C'erano i circensi che facevano i volteggi in aria. Bene, oggi io mi improvviserò una circense. La nostra Sofì sta per entrare dentro una cisterna piena di slime. Lo spettrum del signoresse. Eccola. Sei pronta a volare? No. Aiuto. Ti stanno per sollevare? Ci sono. È il tuo momento. Vola! Vai. Aspetta. Aiuto, ragazzi, sta per entrare dentro. Immersione. L'acqua è caldissima. Piano, piano, piano. Ciao. Ciao. Ma non che ci voleva un bel bagno caldo. Saluto alle trote. Yeah, yeah, ni, ni. È il momento di uscire. Dai, dai, dai. Pianino, pianino, pianino. Sopravviviamo. Come è stato? Bellissimo. È stato rilassante? Assolutamente sì, sembrava di stare alla spa. Tipo una vasca idromassaggio? Sì, perché dovete sapere che c'erano i sali da bagno, profumati. Wow. E infine per il terzo segreto vi sto per svelare una cosa davvero incredibile. Avete presente la scena in cui io ballo? Dobbiamo superare la prova del signoresse e devo attivare i giusti mattoni che si illuminano della stanza? Bene, quella coreografia l'ho imparata il giorno stesso che dovevamo superare la prova. E giuro, non è stato per niente semplice, anche perché i mattoni non si illuminavano quando io li pestavo, ma si illuminavano da soli, quindi dovevo essere io che dovevo andare a tempo con i mattoni e non i mattoni con me. È complicato, ma guardate le clip. Che bravo, sei veramente bravissimo. Anch'io la ricordo ancora. Sì, veramente? Sì. No, non la ricordo ancora. Stiamo calmi, stiamo calmi. E quindi trote, questi erano i tre segreti del film. Adesso che sapete tutte queste curiosità, secondo me è giunto il momento di ritornare al cinema per vedere le scene finite. Correte, perché questa potrebbe essere l'ultima settimana in cui c'è il film al cinema. Quindi mi raccomando, non potete perdervelo. E adesso, se ancora non l'avete fatto, cliccate qui davanti a Sofì per vedere il video di ieri, mentre cliccate davanti a lui per vedere un altro video divertentissimo. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio. Ci vediamo domani con Missy Avventura. Ciao, ciao. Ciao. Correte in edicola.